Il maltempo sul Golfo di Policastro, la politica a diamante e a praia a mare, questi i principali titoli dell'edizione del nostro telegiornale delle 13:45 di lunedì 16 aprile. Buongiorno da Martino Ciano, come detto poc'anzi, ondata eccezionale di maltempo a causa del ciclone Lucy che ha colpito per tutto il weekend l'intera penisola. Vediamo com'è andata sull'Alto Tirreno Cosentino. Mareggiata, allagamenti, piogge e venti, il ciclone Lucy si è fatto sentire su tutto il Golfo di Policastro per l'intero weekend. Le immagini che state vedendo risalgono a sabato mattina, punto massimo della perturbazione, con forti raffiche di vento e temporali che hanno battuto ininterrottamente la costa e l'entroterra della Riviera dei Cedri. A preoccupare non poco il mare, che è impensierito coloro che risiedono nei pressi del lungomare, sivi Marco di Tortora e Praia a Mare, con la spiaggia che è diventata un vero e proprio deposito di legna. Nella zona della Falconara di Tortora, dove ha sede la scuola elementare, l'allagamento della strada ha subito allarmato le autorità, sotto controllo anche il livello della Fiumarella di Tortora. La situazione è migliorata leggermente nel pomeriggio di domenica, con la ripresa delle piogge nel corso della nottata. Stamane di nuovo ombrello aperto, temperature al di sotto della media stagionale e sciarpe e cappotti che tornano prepotentemente di moda. Un allungamento della coda invernale che già la scorsa settimana, nel weekend di Pasqua e Pasquetta, si è fatta sentire in maniera leggera, ma tanto da rovinare le vacanze ai primi coraggiosi turisti. Le previsioni per il momento non sono incoraggianti: per una prima ventata di caldo bisognerà aspettare il 25 aprile, con le temperature che schizzeranno al di sopra della media del periodo. Per tutta la settimana invece il cattivo tempo si farà sentire. Il più del mini ciclone Lucy che ha investito l'intera penisola è passato, ma gli strascichi saranno duri a morire. Il maltempo dei giorni scorsi ha provocato danni anche al comune di Orso Marzo. Il mini ciclone Lucy ha rinforzato la portata del fiume argentino di almeno 700 metri cubi al secondo, portando via gran parte delle aree attrezzate della riserva e sconvolgendo l'assetto naturale degli argini a monte dell'abitato. Numerosi danni anche in contrada Cotura e Molina a causa della piena del fiume Lao che ha rotto gli argini nella parte scoperta da bonifica. Abbiamo sfiorato il disastro, ha dichiarato il consigliere del comune di Orso Marzo Antonio Pappaterra, e il rischio resta altissimo sul fiume Argentino. La situazione di crisi assoluta, ha aggiunto, l'abbiamo corsa a ridosso del centro abitato nella parte scoperta da arginatura artificiale. La situazione potrebbe complicarsi in vista dell'ulteriore peggioramento annunciato dalle previsioni meteo. Il sindaco di Orso Marzo, Paola Maria Candia, ha già inviato richiesta di aiuto per i danni subiti dall'alluvione di sabato alla Regione Calabria, al prefetto, all'amministrazione del Genio Civile, regionale e provinciale, alla provincia di Cosenza e al Parco Nazionale del Pollino. Potrebbe essersi suicidato per la disperazione di non riuscire a trovare un lavoro il giovane di 28 anni che alcuni testimoni hanno visto cadere nel fiume Corace ieri sera a Gimigliano, nel Catanzarese. Nel luogo in cui è scomparso il giovane sono stati trovati un orologio, una scarpa e un telefonino appartenenti al giovane. Le indagini vengono condotte dai carabinieri che stanno perlustrando la zona. Alcuni hanno segnalato la presenza del giovane prima del presunto suicidio. Andiamo a Praia Mare, apriamo la pagina politica. Sabato scorso alla palestra comunale di Praia Mare, ultimo discorso del sindaco Carlo Lo Monaco che ha fatto il punto della situazione sui suoi 5 anni di mandato. Sentiamo. Un abbraccio con i candidati sindaco che correranno alle prossime amministrative è una promessa: anche se non sarò più primo cittadino, non smetterò di impegnarmi per il mio paese. Carlo Lo Monaco saluta tutti e fa il punto della situazione sui suoi 5 anni di mandato. La pioggia gli ha annegato la piazza ed ha fatto riversare tutti nella palestra comunale di Praia a Mare. Rispetto delle regole, niente promesse ingannevoli, gestione trasparente della cosa pubblica. Per il primo cittadino questi sono stati i punti forti del suo mandato, cominciato nel 2007. Rammarica e rabbia per la riconversione dell'ospedale, struttura che proprio lui nel 1971 aveva inaugurato nelle vesti di giovane sindaco.
Una scelta calata dall'alto, ha commentato, frutto di una politica regionale scellerata e indifferente ai bisogni della gente. Non è mancato anche un accenno al caso Marlan e al processo che lo vede come imputato. Una vicenda strumentalizzata che ha colpito me e la mia famiglia, ha detto, che ha avuto come effetto anche l'intrusione di qualcuno nella vita e negli affetti privati. Oggi si vuole far passare la Marlan, ha continuato, come una fabbrica di morte. Io invece la ricordo come un pezzo di storia che ha permesso lo sviluppo di questo paese. Ma ciò che conta per lo monaco è che l'obiettivo di riavvicinare i giovani alla politica sia stato centrato. Avevo detto 5 anni fa che mi presentavo per dare la possibilità dei giovani di fare esperienza e di presentarsi a questa competizione elettorale. Il fatto che ci siano tantissimi giovani della mia squadra o anche di altre squadre che abbiano ritrovato il gusto e l'orgoglio di essere partecipi alla vita di Praia sicuramente è un fatto che mi inorgoglisce. La cosa peggiore che invece vuole dimenticare? Sicuramente è stata l'interferenza di queste vicende della vita privata che mi hanno angustiato e hanno soprattutto amareggiato me, ma soprattutto la mia famiglia. Bisognerà attendere il 25 aprile prossimo per il primo comizio ufficiale della lista Uniti Bilanciamo Praia del candidato sindaco Pietro De Paola, che si terrà in Piazza Italia di Praia a Mare. Gli altri dibattiti del gruppo si terranno rispettivamente il 28 aprile ed il 1 maggio. Il comizio di chiusura sarà il 4 maggio. Sempre il gruppo Uniti Bilanciamo Praia ha organizzato 3 incontri nella sede del movimento politico con le delegazioni dei commercianti, dei balneari, degli imprenditori e delle associazioni. Andiamo nel Cilento, alterazione delle bellezze naturali, lottizzazione abusiva e violazione di sigilli. Sono i reati imputati a 6 persone del Cilento. Gli investigatori hanno accertato che in località Marcaneto della frazione Scavio, nel comune di San Giovanni a Pivo, i 6 denunciati a vario titolo, con più interventi edilizi abusivi mediante la costruzione, ristrutturazione e realizzazione di ulteriori opere edilizie, hanno costruito un complesso residenziale costituito da 11 fabbricati destinati ad insediamenti per civile, abitazione e servizi, comportando di fatto una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio finalizzata alla lottizzazione abusiva in zona non urbanizzata. Gli immobili che erano già sottoposti a sequestro hanno una volumetria complessiva di 660 metri cubi ed un valore complessivo di circa 800.000 euro. Continuiamo con la politica, ci spostiamo a Diamante. Ieri pomeriggio i 10 candidati della lista Il Sole, capeggiata da Ernesto Magorno, hanno incontrato la cittadinanza. In attesa del giudizio di secondo grado sul ricorso del volo di Caselli, la campagna elettorale parte in sordina. Continuità di programmi con il porto ovviamente in primo piano e continuità di uomini. Il sindaco uscente di Diamante, Ernesto Magorno, ripropone gran parte dei compagni di viaggio del quinquennio che volge al termine. Pierluigi Benvenuto, Mariano Casella, Battista Maolicino, Francesco Maiolino, Claudio Perrone, Bernardo Oriente, Gaetano Sollazzo, Michele Trifilio, Angelo Sticozzi e Franco Suriano. Questo il team di Magorno da cui usciranno i 4 assessori. Una squadra compatta alla quale il sindaco uscente riconosce importanti risultati. Abbiamo trovato una sintesi quando eravamo in 16, ne erano stati eletti 11, siamo rimasti tutti uniti, ci sono tutti questa sera. La nostra squadra sarà unita, i 10 che formano la lista saranno tutti e 10 la spina dorsale della futura amministrazione. Abbiamo mantenuto i nostri impegni su tutte le questioni più importanti. Sulle opere pubbliche, sul Largo Savonarola. Inizieremo la campagna elettorale con il primo comizio proprio al Largo Savonarola, credo sabato o domenica prossima. Noi taglieremo il nastro del porto di Diamante. Io mi sono sentito con l'assessore Gentile proprio negli ultimi giorni, nei giorni scorsi, ho la garanzia che i lavori riprenderanno e andranno avanti e che il porto sarà una realtà. A 20 giorni dal voto, in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dal volo contro l'esclusione dalle prossime elezioni, i favori del pronostico sono tutti per la compagine di Magorno. Mi auguro che il Consiglio di Stato accolga il ricorso degli amici del volo, sarebbe più giusto
averli durante la campagna elettorale e fare una bella campagna elettorale, confrontandoci, dicendo alla gente quello che vogliamo fare, quello che abbiamo fatto e quello che è il progetto che noi abbiamo per la nostra città. La CGIL del Tirreno Cosentino chiede a tutti i lavoratori, ai pensionati, ai precari, ai disoccupati e agli studenti di aderire allo sciopero generale indetto per domani contro la crisi e la disoccupazione. La Calabria ed il territorio del Tirreno, si legge in una nota del sindacato provinciale, che ha già pesantemente pagato con lo smantellamento del sistema industriale del tessile, con la perdita di oltre 2.000 posti di lavoro, rischia di pagare ulteriormente le scelte operate dal governo, che anche nella rimodulazione degli ammortizzatori sociali non affronta i nodi del precariato. La mobilitazione, sostiene la CGIL, deve proseguire per modificare il disegno di legge sul mercato del lavoro. Sul versante lucano la CGIL ha organizzato una manifestazione nel Lago Negrese, nella zona Cavallo, allo svincolo autostradale di Lauria Nord. Come CGIL Basilicata, spiegano dal sindacato, abbiamo scritto ai deputati e senatori della nostra regione e a tutti gli amministratori locali perché facciano sentire la propria voce. Andiamo a Lauria adesso. Costituzione, amministrazione e gestione delle associazioni no profit, se ne è discusso ieri con Raffaele Sorrentino, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Professionisti Spettacolo e Cultura. Il servizio. Costituzione, amministrazione e gestione delle associazioni no profit è il tema del workshop di aggiornamento normativo organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Lauria. Vogliamo dare l'opportunità a tutte le associazioni presenti sul territorio, le associazioni no profit, che fortunatamente sono tante, per capire appunto meglio, alla luce delle ultime normative, l'aspetto fiscale che regolano proprio le associazioni no profit sulla corretta costituzione, gestione e programmazione, e anche relativamente alle opportunità che queste associazioni potranno avere nel corso del tempo. Un'iniziativa importante che ha visto la presenza del presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Professionisti Spettacolo e Cultura. Ci interessiamo di tutti coloro che operano nello spettacolo, siano essi artisti che imprese, ma anche moltissime associazioni non profit. Chiaramente, studiando questi argomenti, cerchiamo anche di aggregarli e di creare un circuito di interscambi. Un incontro che testimonia l'impegno costante dell'amministrazione comunale a sostegno delle associazioni culturali, sportive e di volontariato che operano su tutto il territorio. Le associazioni rappresentano in realtà il braccio operativo di un'amministrazione comunale. È evidente che in un momento del genere di grandi difficoltà, di carenze di risorse economiche, cerchiamo di fare insieme sintesi e promuovere queste nostre iniziative e candidarle a finanziamenti presso anche altri enti e altre istituzioni. E questa sera non andrà in onda Terzo Tempo, il nostro programma di approfondimento sportivo condotto da Gaetano Bruno. A causa della morte del giocatore del Livorno, Pier Mario Morosini, avvenuta sabato scorso nel corso dell'incontro di Serie B Pescara-Livorno, anche i campionati di eccellenza, promozione e prima categoria non sono stati disputati. Probabile lo slittamento del calendario con un turno infrasettimanale che potrebbe essere giocato il 25 aprile, i campionati si concluderebbero così come previsti inizialmente il 29 aprile. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, prima di lasciarci qualche appuntamento per oggi pomeriggio. A Reggio Calabria, presentazione del progetto Oreficeria Bizantina in Calabria, l'appuntamento è alle ore 18.30 nel Salone Monsignor Ferro Arcivescovado. A Melito Porto Salvo il presidente della regione Scopelliti e l'assessore al bilancio Mancini presentano i progetti integrati di sviluppo locale, a partire dalle 18.30 presso la sala consiliare. A Cosenza cominciano questa sera le giornate di studio su Carmelo Bene, che proseguiranno fino al 18 aprile. Primo appuntamento alle ore 21 all'aula filo 8 cubo 28/B dell'Unical.
Ed era questo davvero tutto, l'informazione termina qui, ci vediamo alle 19.45 con la seconda edizione del telegiornale. Grazie per la cortese attenzione.